Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video reaction. Una reazione che volevo fare da tanto tempo in realtà, perché circa un anno e mezzo fa c'è stato il FISM, i campionati del mondo di magia, e ha vinto nella categoria close up questo signor Markovi, che ha fatto un numero incredibile. Io l'ho visto un anno e mezzo fa, ma non me lo ricordo neanche più. Non ho fatto la reazione perché tutti hanno fatto la reazione quando è uscito questa nuova performance di Markovi. Però adesso lui, proprio lui, è andato a Penn & Teller, e quindi sono curioso di vedere cosa farà. Se farà lo stesso numero, che non mi ricordo, quindi non saprò neanche dirlo, oppure se ha fatto qualcosa di diverso. Però abbiamo l'occasione di vedere un campione del mondo davanti a Penn & Teller, quindi che facciamo? Non lo guardiamo? Certo che lo guardiamo. Quindi, visto che sono davvero curioso, perché di quality content così non se ne vede tanto spesso, cuffie in testa, non perdiamo altro tempo e partiamo. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare lo sponsor di oggi, ovvero World of Warships, un gioco di combattimento navale free to play che mi ha preso un sacco ultimamente. Pensate che potete scegliere il vostro battaglione tra oltre 650 navi provenienti da 13 nazioni diverse. Il gioco ha una grafica pazzesca e ha una grandissima varietà di mappe e di zone portuali anche italiane. E chi di voi si registra attraverso il link in descrizione, vi ricordo che il gioco è completamente gratuito, avrà accesso ad un esclusivo starter pack. Innanzitutto avrete una nave italiana di livello 3 e come capitano Marco Materazzi, che vi incoraggerà a condurre la vostra squadra alla vittoria utilizzando la sua voce registrata appositamente per l'occasione. Sotto il mio comando navigheremo attraverso il caos e ne usciremo vittoriosi. In più, i nuovi giocatori che si registreranno e giocheranno almeno una battaglia avranno la possibilità di partecipare a un concorso in cui si può vincere la costruzione di un PC personalizzato. Per maggiori informazioni cliccate sul link in descrizione. Ora torniamo al video. Eccoci qua. Sigletta. Posso sedermi? Ah, questa è una cosa che mi ricordo. Esatto, perfetto. Vi faccio vedere un gioco che ho imparato su YouTube. Lui ha questa cosa di far finta di non essere capace di maneggiare le carte, che rende molto più impossibile quello che fa effettivamente. Qualcuno può dire stop? Ok. Ok. Cioè, fa proprio per finta di non sapere quello che sta facendo. Firma tu, tu, gli cadono le carte, qui va bene, qui no. Metti la carta nel mazzo. Ok, vabbè, qua non c'è tanto da dire, sta facendo un casino. Poi la caramella. Puoi mangiarla se vuoi. Vabbè, sto solo facendo tanto casino, però non è successo niente. Qualcuno deve dire stop, si gira verso Teller, ma Teller non parla, quindi questo è lo stop di Teller. Vabbè. Ah. Cioè, comunque, guarda come l'ha girata quella carta. Se mi dici che quella è anche una doppia... Lo era. Ecco. Fratello, visto che ti è piaciuto, lo faccio di nuovo. Forse era addirittura una tripla. Ah, per il pubblico. Faccio un'altra volta. Solo per fare quella roba lì, di girarla con una mano, ci metterei, non so, due giorni. Era una quadrupla, lol. Ok. Devo prendermi dei rischi, siamo a Fulas. What? Aspetta un attimo. Allora, aspetta, io vedo il re di fiori. Il 6 è di là. Cioè... Anche loro sono confusi, secondo me. Potrei avere una minima idea, ma non lo so. Vabbè, andiamo avanti. A mia madre piacciono le scale reali. Quindi... No, vabbè. No, vabbè. No, minima idea. Ragazzi, questo qua è un mostro. Cioè, fino adesso ha fatto girare le carte, le ha fatte cadere, non so neanche come le ha maneggiate, e ha tirato fuori quattro carte a caso ed erano la scala reale di fiori. Vabbè, quelli. Non sono sicuro che questa cosa fosse di questa routine, però per niente. Mio zio mi ha insegnato come trovare il re nel mazzo. Non è veramente mio zio, solo per la storia. Cioè, potrei arrivarci tecnicamente, perché comunque da dove li ha tirati fuori il re continuando a far casino. Saluta il tuo, è un genio, è geniale il tipo. Ok, il re. Cioè, gli ha... Ma non ci credo, gli ha forzato due volte il re macchina alto. Vabbè, dai, va. Tre volte, prendine un'altra.
La metto in tasca così non succede. Ma nella tasca posteriore avevo una carta. No, aspetta. No, aspetta, mi sono perso. Lui il mazzo ce l'aveva in mano, non si è. Aspetta. Ah, ok. Vabbè, non torno più indietro, promesso, perché voglio vederlo fino alla fine, voglio essere stupido fino alla fine. Ah, mia ragazza mi ha lasciato una settimana fa. Mi è venuto nel club, fratello. Ma mi ha lasciato una settimana fa. No, non è vero, anche qua come l'arma dello zio fa. Non è vero, stavo scherzando. Come dire, non è vero che mi ha lasciato. Mi ha lasciato 2 settimane fa. Vabbè. Ok, metto il re nel mazzo. Potessi farlo tu, ma non abbiamo tempo. Re. Ok. Beh, non ho nessuno script, quindi mischiamo. Ok, qua ha detto una parolaccia sicuramente. Facciamo una pausa. Sono le più economiche perché non ho più soldi, sono a Las Vegas. Non ho neanche fatto colazione, comunque sono patatine vere. Non sto capendo niente neanche io, come fa a capire lui cosa sta facendo? Ah, ok, siamo in 4, quindi facciamo 4 mazzetti. Qualcuno può dire stop 5. Ok, la quinta carta di ogni mazzetto. Ah, ok, vai, vi dico prima il climax, che è che toccherai la carta firmata. Vabbè, dai, un genio. Mentre fa il gioco mangia le patatine. Vabbè, comunque per ora la forzatura al 5 è la roba più semplice che ha fatto fino adesso. Ok, manca solo il re di fiori. In tutto ciò, non è vero, scusate, ho detto la roba più semplice, ma lui come cacchio ha fatto a mettere i re in quinta posizione in ogni mazzetto, che non ho capito neanche io come diavolo le ha fatte cadere e girare quelle carte lì. Ok, vabbè, qua ho sbagliato, ovviamente la quinta carta non è re, però vi ho detto che il climax sarebbe stato che tu avresti toccato la carta firmata. Vabbè, qua fa finta di stare impalmando la carta. Prende pure per il culo i maghi. La cosa per cui lui fa toccare una carta, la mette in mano. Se avesse una carta impalmata, lui fa finta di avere una carta impalmata, no? Così. Poi fa toccare una carta che mettono nella sua mano. Lui a questo punto depositerebbe la carta impalmata sopra. In un modo scambia queste due e fa vedere che la carta toccata è quella che aveva, insomma, scelto lo spettatore la carta firmata. Ma lui ha fatto finta di impalmare e poi per fare questa finta e dire no, non c'è niente. Ah, ok, voglio cambiare. Posso cambiare? La vita è tua. Non ci credo. Dai, ma com'è possibile? Dai, ma pure cambiato. No, vabbè, dai, una follia. Cioè, le patatine non servivano a niente, le ha solo mangiate veramente. Era impossibile il contrario. No, ma la roba lì che ha toccato, ma che follia è questa, vabbè. Cioè, dai. È incredibile, ne ha preso una a caso. Lui la stava anche per girare. Cioè, a meno che quelli lì non siano tutti re di fiori scarabocchiati, e potrebbe essere. Però, vabbè, dai, comunque è incredibile. Vabbè, niente, insomma, non voglio dilungarmi oltre. Forse l'unico altro al mondo mago che ho visto fare questa cosa di un apparente disordine con però nascosto un controllo assurdo è Lennart Green, che aveva un po' questo stile. Lui è ancora più bello, cioè Lennart Green è un maestro, un storico della magia incredibile, però lui è bravissimo perché è un comico e è veramente tanto disordinato ed è facilissimo perdersi nel disordine, cioè che lui stesso si perda, quindi ci vuole veramente un controllo assurdo. Mentre stai controllando tutto, comunque far finta di essere disordinato, in più essere un comico, mangiare le patatine, cioè fa talmente tante cose fatte apparentemente male che però nascondono veramente un controllo pazzesco. E non a caso, infatti, è il nuovo campione del mondo della categoria close up. Sono curioso di vederlo in altre vesti, cioè in altre cose. Non so se ha fatto altre robe online, ci sono altri video, comunque me ne andrò a cercare.
cercare. Mi raccomando, se anche voi volete diventare dei bravissimi maghi, non campioni del mondo, però comunque acquisire le basi, ho fatto un corso, trovate il link in descrizione, tramite cui imparerete dei trucchi per stupire i vostri amici, parenti, ragazze, chi volete. Detto ciò, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo, attivate le notifiche, perché tra pochi giorni uscirà un altro video e poi un altro e poi un altro, sempre nuovi video sulla magia. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo, attivate le notifiche, tanto è gratis, potete sempre cambiare idea in un secondo momento, perché tra qualche giorno uscirà un nuovo video sulla magia e poi un altro e poi un altro e poi un altro ancora. Mi raccomando, ricordatevi sempre di sognare in grande, dream big, do bigger. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!